E benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video, io sono Benze e siamo qui nella seconda parte del sesto episodio di Minecraft. Ragazzi, in questo episodio andremo a finire il magazzino, vi lascerò il primo episodio in descrizione, spero che questo video vi piaccia e allora vai col video! Allora, qua sotto io che cos'ho? Oh no! Qua ok, ma qua che cosa c'ho sotto? C'ho la fabbrica. E quindi può essere un bel problema. Allora, adesso dobbiamo fare un motivetto. Io direi sempre con il legno. Esiste il centro di questa struttura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui siamo a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esiste un centro perfetto della struttura. Dobbiamo contare 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E questo qua dovrebbe essere il centro, giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ho sbagliato. Quello lì è il centro della struttura. Terra, grazie. Tic e tic. Ecco, sì, appunto, ti pareva. Aspetta, non posso fare il giro. Fammi il giro, fammi il giro, fammi il giro. Dammi la diorite. Faccio un attimo un pillar. Ok, sto blocco di terra qua, chiudi, grazie. Ok, ed è centrato anche qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfetto, allora esiste un centro perfetto della struttura che è questo. Intanto dobbiamo fare qualche cosa carina con sto legno. Allora, prendi questo legno. Ah, ok, sì, ce l'avevo, gli assi di quercia scura comunque. E prendiamo anche qualcosa da caccia. Prendiamo altro legno da caccia. Vuoi fare altre slab? E poi altro legno di questo tipo per fare slab. Allora, un attimo che mi riordino l'inventario e ci vediamo quando sono pronto. Inventario sistemato. Prendiamo delle slab di stone. Che di cobblestone? Facciamo un po' di slab di cobblestone, là. Allora, facciamo una cosa del genere. Facciamo un po' di slab. Così, va là. Ne facciamo 60. Ma sì, ma falle tutte. Ok, metti qui. Perfetto. Ora facciamo le solite diagonali che ormai sono dei motivetti. Aspetta, che qua da qualche parte. Dopo riparerò, eh. Vabbè, tanto questa qua andrà tutta quanta smaltellata. Aspetta, non perdiamo il centro preciso. Facciamo così e riempiamo in questa maniera. Allora, spacca anche questa. Sì, qua ho fatto ancora più un disastro, ma non importa, dettagli. Ok. E quindi qui noi ci dobbiamo fare così, arriviamo a fare una cosa qui. Com'è possibile? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perché di 6? Non è simmetrica. Cavoletto. Fatto un errore. Non è simmetrica questa parte qua. Non è affatto simmetrica. Quindi boh. Allora, questo qua è il centro, se noi ci colleghiamo qui. Ma io direi cesto, ma sì, è bello lo stesso, cazzo, bene. Spacca tutto in diagonale sempre. Perfetto. Piazza del slab di cobblestone. Perfettissimo. Sì, va benissimo, va benissimo.
Ok, perfetto. Allora, e qui così prendiamo le slab di stone, che ormai sono vecchie di secoli, e ci facciamo un qualcosa di carino di 4. Facciamo tac, tac, tac. Sì, che non ha praticamente nessun senso, però è carino. E se io ce le metto anche qua, può andare? Sì, che non è male, non mi dispiace, è una cosa molto strana, però non mi dispiace. Allora, adesso facciamo un po' di slab di spruce, ce l'ho già. Trasforma questo legno da caccia e fai delle slab. Aspetta, qua. Ok, 55 slab, intanto facciamo queste. E poi delle slab anche di oak. Queste qua poche perché è molto molto scuro come colore, quindi non ci starà molto molto bene. O facciamo tipo così e facciamo una cosa tipo che si richiude con i colori. Quanti blocchi sono per arrivare al centro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blocchi, 6 blocchi diversi. Io siedo 1, 2, e 3. No, anzi ho 4 tipi di legno. Quattro tipi di legno, poi che altri slab possiedo di particolari? Slab di stone brick. E per adesso basta, slab di cobblestone. Comunque allora, proviamo a fare una cosa del genere. Colleghiamo qui tutto al lato con gli spruce, con lo spruce. Che è comunque lo stesso legno di questo, quindi. E facciamo così andando avanti di colore, andando sempre verso, o forse dal più scuro al più chiaro. Così quasi dal più scuro al più chiaro. Io ci metterei spruce, oak, quello arancione, la caccia, la quercia e la... Ah, giusto, e c'ho anche la betulla. E arrivo giusto. Quindi facciamo tutto in legno. Allora, sì, dai. Allora, faccio tutto, piazzo le slab e ci vediamo appena ho finito. Ok, e ci vediamo appena finito. A few moments later. Eccoci tornati ragazzi e boom! Ragazzi, allora ho fatto un paio di modifiche. Allora, qui ho messo ho fatto invece di fare spruce. Oh, qui c'è un blocco sbagliato, pardon. Secondo. Vabbè, si dice il foro, dammi le slab di oak. Ok. Qui invece di fare spruce oak, anzi spruce oak acacia e quercia, ho fatto, come potete vedere, spruce oak, quercia normale e questa che la... Oh mio Dio, l'ho appena detto, non mi ricordo come cazzo si chiama. Acacia, la acacia e la betulla. Qui poi invece ho fatto un altro blocco di
Slabstone. E qui poi, come potete vedere, ho continuato. Qui invece, ops, ok, messo al posto di un blocco di di una slab di cobblestone, le jack lantern, che fanno molta luce e spezzano anche la monotonia di tutta sta roba qua, che è molto molto carina. Ragazzi, io direi che il il magazzino è finito. A me piace veramente un casino. Cioè, ragazzi, è veramente un'estetica molto molto carina. Semplice da fare, cioè semplice mica tanto, perché ci voglia, bisogna avere un sacco di varietà di legno. Però alla fine rende bene. Mi piace tantissimo questa linea centrale di stone slab. Ok, e spero che questa seconda parte vi sia piaciuta. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi ricordo di lasciare mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!